Noi siamo qui a difendere il nostro diritto al lavoro. Sulla questione immigrazione, la politica ha dimostrato concretamente i suoi limiti. Però dovevano starsi nel loro paese. Dare la possibilità di studiare permetterebbe anche a capire tante cose. Gente che ha paura, secondo me, è vittima di una strumentalizzazione. Ci hanno proposto l'integrazione, ma l'integrazione intesa come rinunciare alla umanità, alla dignità. La solidarietà deve tenere conto anche della dignità di chi è nel bisogno. Rispettare una persona e rispettare la sua diversità. Invece di parlare di integrazione, si tratta di una socializzazione della diversità. Che la diversità scelta in comune può essere un motivo di crescita comune. L'integrazione è solo una parola, se non c'è per me stesso giorno, quindi siamo qui per dire... Voleva aiutare i nostri genitori giù, senza documento non posso lavorare. Vendere robe false sono molto pericolose, però forse le vendono, perché noi abbiamo documenti. Sono gli ultimi della catena, cercano di sopravvivere con questo lavoro. I carabinieri, i poliziotti e i finanzieri nelle case. Che prendono i ragazzi, i fratelli, che le portano via nelle questure. Basta la repressione, basta il razzismo. Siamo tutti cittadini del mondo. Siamo stranieri, ma non siamo strani. Siamo qua per chiedere i nostri diritti. La libertà, la dignità, la libertà di circolazione per tutti. Il permesso di soggiorno per tutti. Quando è stata l'alluvione qua a Genova, i ragazzi che sono oggi sulla piazza, sono queste persone, questi fratelli, che sono mossi a andare a dare mano a quelli che erano nel bisogno, perché è stata una catastrofe naturale. Per tre giorni di fila, subito dopo l'alluvione, noi siamo andati a dare una mano alla città senza documenti, perché la solidarietà non ha bisogno di permesso di soggiorno. Il sindaco dice nei 10 di noi. Fratelli, il sindaco di Genova ha deciso di incontrare una delegazione di 10 di noi. Ai nostri fratelli della comunità sardo-venese e turese, per dire loro che non è già i nostri fratelli ambulanti che sono stati uccisi a Firenze dal razzista. Sono e saranno sempre con noi. Un minuto di silenzio per ricordare loro. Prendiamoci cura l'uno dell'altro, ok? Guardiamoci attorno, invitiamo la gente ad essere solidale con noi, a essere nostra amica.